Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video, da tantissimo che lo registro qua, ferma, con una postazione col tutto nuovo, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ho ricominciato a registrare con la Canon, infatti spero veramente che questo video stia venendo bene e che sia a fuoco, perché altrimenti durante l'editing potrebbe essere un problema. E sapete che ho avuto un sacco di problemi, oggi sono in teoria riuscita a sistemarli, quindi spero che stia venendo bene questo video qua. Ho oltretutto comprato anche un microfono, non so se si possa vedere, però ho preso un mini microfono e è la prima volta che lo provo, quindi può essere che magari non sia perfetto l'audio, spero di riuscire ad utilizzarlo al meglio, ecco. Comunque, direi che possiamo cominciare subito perché, breve introduzione, questo sarà un video su il mio modo, diciamo, il mio metodo per cercare di essere sempre il più organizzata possibile e anche il più produttiva possibile. Spesso mi chiedete durante la settimana come faccio a mettere insieme tutti quanti gli impegni, perché pur avendo comunque una vita scolastica, visto che non lavoro, ho diversi impegni comunque durante la settimana e cerco di mettere sempre insieme più cose possibili e in maniera da fare tutte quante e fare tutte quante bene, anche se non sempre è fattibile, però ci proviamo, ecco. Quindi sì, oggi sono qua per darvi alcuni consigli che almeno per quanto mi riguarda funzionano. Fatemi sapere poi se ne avete altri oppure se adatterete alcuni di questi se non li conoscevate. Quindi sì, direi che possiamo cominciare subito. Prima cosa che secondo me è importantissima è fare una lista delle cose, degli impegni che si hanno durante la settimana e stabilire delle priorità. Ovvero, nel mio caso, gli impegni che ho durante la settimana sono scuola, patente, perché sto facendo la patente, appunto, quindi devo andare a lezione. Palestra sicuramente e i video fondamentalmente, e ovviamente con la scuola c'è anche lo studio al pomeriggio. Quindi questi qua sono i miei impegni. Dico stabilire delle priorità perché ovviamente ci sono delle cose che non si possono saltare o non si possono spostare e altre invece sì. Quindi per esempio la mia priorità è sicuramente la scuola, visto che ogni giorno fino al sabato devo andare a scuola dalle 8 all'1, so che ho quell'impegno lì che ovviamente non posso spostare, non posso saltare purtroppo. Quindi so che devo metterla come priorità. Poi ovviamente anche lo studio è una priorità perché anche quello purtroppo faccio fatica a rimandarlo, nel senso che è la cosa più importante tra quelle che devo fare durante il pomeriggio. Poi ovviamente ognuno può decidere a cosa dare priorità e a cosa no. Per me in questo caso è la scuola, quindi lo studio sicuramente è più importante. Poi c'è patente, perché anche patente è un po' più importante di palestra perché devo farla. E quindi devo andare a lezione, quindi so che ho quei giorni là in cui devo andare a lezione, mi fisso quei giorni là e poi il tempo libero che mi rimane, tolte queste due cose, è dedicato ai video per YouTube e alla palestra. Io sono praticamente a pari, so che anche per la palestra magari posso avere degli orari più rigidi, mentre i video è proprio. YouTube è quella cosa che faccio proprio quando ho del tempo in più che non ho bisogno di occuparlo con altre cose, quindi mi dedico ai video appunto. Quindi facendo questa scala, poi in base a quello passo diciamo allo step successivo, che anche questo per me è importantissimo, ovvero segnarsi le cose per iscritto, che sia sul computer, che sia sul telefono, che sia su un foglio, che sia sul diario, qualsiasi altra cosa, per me è importantissimo. Una cosa che ho utilizzato per un sacco di tempo e che tanti utilizzano e che secondo me, visto che esteticamente è anche un pochino più carino, vi può spronare ad utilizzarlo, sono questi quadernini qua, per esempio. Questo è di Stradivarius, non è nuovo, è dell'anno scorso ancora e all'interno è fatto in questo modo, vedete? È fatto così, infatti qua lo utilizzavo ancora, poi in realtà bianco è fatto così. Quindi avete tutte quante le tabelle fatte stile calendario, altrimenti alla fine avete questa parte qua per le note. Quindi in realtà è fatto molto molto bene, è super comodo e questa potrebbe essere un'idea sì per organizzarvi le cose. Altrimenti una tattica che sto utilizzando io quest'anno, con cui mi trovo veramente bene, è utilizzare proprio l'agenda che uso anche per scuola. Visto che come vi dicevo prima, la scuola è il mio impegno principale e gira tutto intorno, diciamo che l'organizzazione del mio tempo durante la settimana è tutta una conseguenza rispetto a come devo organizzare il mio tempo per la scuola, nel senso che
dipende tutto da quanto devo studiare. Più devo studiare, meno tempo ho per le altre cose e viceversa. Quindi mi trovo bene appunto a metterlo nel diario, nell'agenda che uso, che poi vi faccio vedere. Perché così ho tutto quanto assieme, ecco. So che quei giorni ho quelle materie là, quei compiti là, quelle verifiche là, e quindi in base a quello mi posso organizzare. Proprio per questo motivo io uso l'agenda scuola nel diario e mi trovo molto molto bene perché appunto ho questa parte con i giorni e l'altra parte invece che è tutta quanta per le note che io utilizzo sempre e mi trovo molto molto bene ad organizzarmi così. Innanzitutto l'organizzazione si divide in due parti. Prima organizzo un pochino il mese, se ho delle scadenze particolari, se ho delle verifiche particolari oppure in generale la settimana, poi giorno per giorno vado ad organizzare appunto il mio tempo in base alle ore, quindi so che dalle 8 alle 1:10 sono a scuola, poi so che devo andare a patente, quindi dalle 3 alle 4 e un quarto io so che ho lezioni di patente, per cui in quel lasso di tempo lì, da quando esco da scuola a quando ho patente, che è più o meno di 2 ore, so che devo pranzare e poi volendo ho tempo per fare un'altra cosa. Quindi magari cosa ci posso mettere in mezzo? Se devo fare una foto per Instagram ci metto in mezzo quella perché so che ci metto poco. Oppure se devo fare delle storie, se devo fare una cosa per una collaborazione o cose comunque veloci, so che ci metto quello in maniera da utilizzare al meglio il tempo. Poi alle 4 e un quarto appunto finisco patente, so che quel giorno devo studiare. Sì, devo studiare, quindi so che alle 4 e mezza sono a casa. E mi passo il pomeriggio a studiare e ho tempo per fare quello. Poi la sera ceno e dopo cena ho altro tempo che posso dedicare a qualcos'altro, o per riposarmi, o semplicemente per magari per fare un video, oppure per studiare un pochino patente. In base a questo, diciamo, se ho degli impegni che non posso spostare, inserisco quelli nella tabella di marcia e poi trovo quali sono gli spazi vuoti, gli spazi temporali in cui so che posso aggiungere qualcosa, vado ad aggiungere le piccole cose che potrei fare che mi rimangono in quegli spazi là in maniera da occupare tutta quanta la giornata al meglio. Questa è un po' la logica. Poi magari il martedì invece, martedì so che non ho lezioni di patente, quindi posso studiare e invece che andare a patente uso quell'ora che userei per andare a patente, lo uso per andare in palestra. Quindi appunto la mia giornata sarà organizzata in maniera diversa, sempre in base a quanto studio, quanti compiti, eccetera, eccetera. Poi appunto i momenti liberi li uso per le altre cose, tra cui i video per esempio. Per me è importantissimo, poi solitamente io faccio l'elenco puntato con le crocette, in maniera che poi ogni giorno vedo se le cose le riesco a fare o no, perché poi sembrerà banale, però vedere che siete riusciti ad organizzarvi la giornata bene, a fare quello che vi eravate prefissati, vi rende molto orgogliosi, vi rallegra un pochino, quindi vi fa anche piacere, ecco. Quindi stabilire degli obiettivi secondo me è veramente veramente importantissimo, perché poi quando si vedono i risultati si sprona ad andare sempre più avanti e fare le cose sempre meglio. Altra cosa che secondo me è importantissima, che tante volte viene presa per scontato, ma in realtà non lo è durante la giornata sentirsi bene. Quante volte mi è capitato, e sono sicura che è capitato anche a voi, di svegliarvi la mattina, guardarvi allo specchio e sentirvi male, vedervi male, vedervi brutte, con i capelli messi male, vestite male, che non vi piacevate proprio, e non avevate voglia di fare niente. Magari invece un'altra mattina vi capita, vi svegliate, andate in bagno, vi sistemate un attimo, vi sentite molto carine, avete messo una maglia, un vestito, qualcosa che vi piace molto, che vi fa sentire bene con voi stesse, e da là la giornata parte meglio, avete indirettamente voglia di fare anche molte più cose. È molto molto importante la mattina, quando magari siete un po' giù e non avete voglia di fare niente, prendervi cura di voi stesse, sentirvi un pochino più a vostro agio. Con voi stesse per riuscire a mantenere la produttività durante tutta la giornata e riuscire appunto ad essere più produttivi possibile, a fare più cose possibile durante la giornata e sentendovi appunto bene, facendolo con voglia. Quindi credetemi, se magari una mattina vi sentite così, non vi sentite bene con voi stesse, cercate di sistemarvi un attimo e appunto apprezzarvi un pochino di più e là vi partirà subito la voglia di fare qualcosa. Quindi ragazzi, questo qui era il video di oggi, io spero veramente che vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile, che vi abbia dato qualche consiglio che magari prendevate per scontato e che adesso un pochino vi aiuterà. Fatemi sapere nei commenti se voi avete qualche consiglio che vi aiuta particolarmente ad essere produttivi o comunque organizzati durante la settimana e fatemi sapere appunto se vi è stato utile, se avete dei suggerimenti, insomma. Quindi lasciate un pollice in su se vi è piaciuto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e vi ricordo di seguirmi su Instagram, il link aggiunto nell'info box. E basta. Questo
Questo, appunto, aspetto i vostri commenti e un po', sì, fatemi sapere se vi è piaciuto o no. Quindi, niente, io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao!